siamo qui convocati per ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio elargito con divina ed eterna misericordia al nostro carissimo Don Mimmo Battaglia, figlio di questa comunità parrocchiale. La festa di Don Mimmo Battaglia, ma un profilo lo vogliamo chiedere ad un altro sacerdote di trincea, Don Biagio Amato. Chi è Don Mimmo Battaglia oggi per questa società, per questa città? Ma credo che sia un uomo vero. Generalmente le definizioni sono di prete di strada, eccetera. Io credo che Don Mimmo è un uomo vero. È un uomo che vive la verità del suo essere uomo, del suo essere cristiano, del suo essere prete, e lo vive e vive questa verità nel rapporto con gli altri. Voglio dire, i certosini vivono la verità del loro essere religiosi chiusi in un convento. Noi viviamo la verità del nostro essere preti nel lavoro che facciamo con le persone, perché da questo lavoro traiamo la nostra verità, cioè ci sentiamo veri nella misura in cui riusciamo ad ascoltare, a dare, a ricevere, in questo scambio reciproco. E credo che Don Mimmo questa sua verità di uomo e di prete la viva e continuerà a viverla in questo modo. Per Don Mimmo Battaglia, perché dopo 25 anni di ministero sia sempre efficace araldo del Vangelo e fedele imitatore del Cristo sacerdote eterno. Preghiamo. Per le vocazioni al ministero. Posto strano, in cui non c'è una croce in alto che indica ai fedeli la direzione, ma croci ce ne sono tante, portate dentro e fuori da questa parrocchia, in ogni giorno di questi lunghi 20 anni. E tu, molte volte le hai riconosciute e portate sulle spalle, per qualche tratto di strada, sempre le hai accolte, condividendo fatica, dolore, ma anche gioia e speranze di risurrezione. Un ringraziamento speciale da Mimmo da parte da tutti i ragazzi della comunità di Villa Emilia e di Villa Samuele. Un ringraziamento speciale veramente per tutti quei momenti che ci regalate giorno per giorno e per tutto quello che fate per noi ragazzi, e non solo per noi, per tutta la gente. Sono 8 mesi che ho avuto il piacere di conoscervi, voi personalmente, anche il centro. Ho vissuto io personalmente delle esperienze che veramente mi hanno dato un qualcosa, una forza. Ho riconquistato quella fede che avevo perso negli anni addietro e mi sento diverso. E un ringraziamento anche per quel sorriso che date anche a chi non riesce a sorridere da tanto tempo. Grazie ancora, Don Mimmo. Credo che ci sia una modalità che rende importante il lavoro di Don Mimmo, il lavoro di tanti sacerdoti, e la realtà che ci rende importante è l'amore. Cioè il messaggio che stasera mi pare anche Don Mimmo abbia mandato è che l'amore riesce a superare anche le difficoltà che stiamo vivendo, anche le diatribe continue, ma soprattutto riesce a fare entrare nella società coloro che la società stessa aveva tirato fuori. Per cui quando io parlavo di verità e di amore, ed è questa caratteristica che credo oggi stia facendo avvicinare la gente anche al mondo della religione cristiana. Ti lodo perché ho visto e vedo vite capovolgersi per amore. Ho visto e vedo il deserto fiorire nel cuore di donne e di uomini,
attraverso il prodigio quotidiano di un amore che non si arrende. Ti lodo, perché ho sentito e visto, sento e vedo la speranza nel futuro, che è fede nella possibilità dell'impossibile, perché l'impossibile accade. Accade nel paese dell'anima, nei territori del cuore, nella geografia della paura, nell'oceano delle lacrime e del dolore. Qual è il migliore augurio che si sente di fare a Don Mimmo? Quello di continuare ad essere vero così come lo è stato per 25 anni. Benedici tutti, Signore, e benedici anche me, Signore mio e Dio mio.